Benvenuti dietro le quinte, in questa puntata la grande passeggiata a cura della compagnia Lombardi Tiezzi, regia di Federico Tiezzi. Siamo in un luogo non precisato, una stazione di polizia che ha anche una camera d'albergo, un limbo, un purgatorio, una stanza della tortura. Il protagonista, Friedrich Jean-Paul, è in presenza di due carcerieri incaricati di tenerlo in arresto durante la notte, in attesa della convocazione del tribunale. Arrivano intanto Barbara, la moglie, e Marcel Labiche, l'avvocato, segretario del Partito Socialista francese. Il reato di cui è accusato Jean-Paul, annunciato già dal primo verso, è di una violenza sessuale. Ne parliamo con la compagnia. La particolarità di questo spettacolo? Direi che la prima particolarità è il fatto di essere una novità assoluta, un testo nuovo, scritto da un giovane autore che si affaccia adesso alle scene del teatro, perché è appena 25enne e che è qui dietro di me alle mie spalle, e che ha avuto l'ardire di rifarsi per trattare di un episodio di cronaca, anche se poi naturalmente il testo va su ben altri argomenti, però lo spunto di partenza è un fatto di cronaca, cioè il tentativo di violenza fatto ai danni di una cameriera anni fa da un uomo politico francese a New York, e ha avuto l'ardire, dicevo, appunto, di utilizzare la tradizione italiana della drammaturgia in versi, utilizzando endecasillabi, settenari, e quindi una tradizione molto nobile che secondo me, a mio avviso, era insomma anche il modo più adatto per poter affrontare una tematica così cruda di violenza, di sangue, di sopraffazione, laddove appunto insomma, i giovani autori devono fare anche molta attenzione al tipo di linguaggio che usano. Ecco, un argomento di questo tipo, secondo me, a un argomento di questo tipo può solo giovare il fatto di una forma espressiva che crei un distacco, una distanza. Nella grande passeggiata in quella notte qualcosa non quadra, i conti non tornano. Jean-Paul inizia a sfuggire ad ogni logica e la sua apparente follia costringe ognuno dei personaggi ad un posizionamento personale, ad una risposta imprevedibile. L'accusa di stupro diventa l'occasione impareggiabile di una ricapitolazione definitiva. La notte in cella diventerà un luogo e un tempo di verità in cui le parti verranno ribaltate e i termini stessi di innocenza e colpa, verità e menzogna verranno rovesciati, per scoprire che le dinamiche che muovono la storia sono le stesse che agiscono nel cuore dell'uomo e che non c'è mistero più grande e inesorabile di quello della propria persona. Come si capisce subito che un testo teatrale nuovo fa per il palcoscenico e sarà un successo? Diciamo che sono delle sfide, sono delle scommesse, lo si intuisce, si ha l'impressione che il testo possa funzionare e poi si tratta di metterlo alla prova. La prima prova è quella della lettura, la seconda prova è quella di una lettura ad alta voce, poi si passa con voci diverse, chiamando attori, si comincia a metterlo in prova e a quel punto la va o la spacca, insomma, si cerca di farla andare. Qual è la scena più importante o più difficile, che magari un po' la preoccupa? Sicuramente sempre la prima, perché la prima scena è quella di apertura, è quella di che rompe il ghiaccio anche con lo spettatore, quindi le scene più preoccupanti sono sempre, insomma, come iniziare, è sempre molto importante avere, insomma, iniziare bene, e poi anche l'ultima scena ha sempre una sua importanza, però la prima scena in genere è quella che sempre preoccupa di più, perché insomma, quando si apre il sipario, più o meno metaforico, in questo caso noi non lo utilizziamo, però insomma, quando inizia uno spettacolo lo spettatore si trova di fronte a un linguaggio sconosciuto, non sa bene di che cosa si parla, soprattutto quando la commedia non è nota, non è stata precedentemente rappresentata. E la regia è stata fatta in particolare da Federico Tiezzi, che è il mio collaboratore da sempre, e secondo me lui fa sempre un tipo di lavoro molto rispettoso del testo, laddove però rispettoso non significa succube, non significa schiavo, ma significa trovare nella necessità, in quello che un testo di volta in volta richiede, lei anni fa aveva visto Passaggio in India, si potrà ricordare, trovare in quello che il testo richiede anche il margine per la propria creatività, per la propria inventività. Nella grande passeggiata protagonisti gli attori del Teatro Laboratorio della Toscana. Dal 2007 Federico Tiezzi, nel corso della sua attività, ha dato vita ad un laboratorio corso di specializzazione per giovani attori toscani, sostenuto dalla Regione Toscana, nato dalla scuola che il regista aveva creato nel 2007 a Prato. La scuola
si ricollega idealmente al laboratorio di Luca Ronconi, della fine degli anni 70, sempre a Prato. L'idea del lavoro didattico di Federico Tiezzi è la verifica immediata in palcoscenico, in presenza del pubblico, delle ricerche elaborate e studiate. Come diceva Jacques Hupot, scuola e teatro sono la stessa cosa. Come si fa? Dalla cronaca al teatro. Come hai lavorato in questo senso? Il teatro è secondo me un luogo di sintesi, quindi i fatti della cronaca, i fatti del presente hanno in sé una serie di tratti che presentano delle caratteristiche universali, quindi il teatro è la maniera di focalizzare quei fatti sparsi e analizzarli dentro una sintesi, metterli a fuoco per quello che sono veramente, che hanno da dire alla storia, al presente e alla condizione umana. Tu che personaggio interpreti? Io, il mio ruolo, il personaggio che interpreto si chiama Barbara ed è la moglie di Frédéric Jean-Paul, che è il protagonista e interpretato da Sandro Lombardi, con cui ha appena parlato. È una sfida importante per una giovane attrice. La caratteristica dei vostri personaggi? Beh, io interpreto Donald, che è uno dei due carcerieri. Prendiamo ispirazione dai drughi di Arancia Meccanica. Qual è la scena più magari particolare da interpretare o che vi preoccupa di più? Beh, come ha detto prima Sandro, siamo d'accordo. Tra l'altro la prima scena riguarda appunto Donald e Frank, che sono i due carcerieri, ed è quella più difficile molto probabilmente da recitare, perché si deve un po' sciogliere il ghiaccio con il pubblico, bisogna far capire subito di cosa si tratta, di cosa parla la storia, che tra l'altro è anche molto misteriosa. Quanto è difficile oggi interpretare la cronaca in maniera veritiera? Beh, come diceva prima Sandro, il testo è scritto in versi, quindi si crea subito una distanza rispetto alla materia di cui si sta trattando. Ovviamente si parla di una vicenda che non è così distante nel tempo, e in questo senso anche il verso bisogna capire come va interpretato. Ora appunto con l'aiuto anche di Sandro, di Federico, abbiamo cercato di comunque riportare la stessa concretezza nei versi che si usa nella prosa, anche se il testo è in versi, e ovviamente abbiamo lavorato tenendo conto della versificazione. Il laboratorio di Federico Tiezzi è un corso biennale nomade che si accampa di volta in volta nei territori toscani più vivi d'esperienza. Il percorso è iniziato a Pontedera, dove Jerzy Grotowski ha sperimentato insieme ai suoi allievi nel corso di 20 anni la formazione dell'attore, per approdare a Castiglioncello, luogo di Luigi Pirandello e Luchino Visconti, dove si instaura una collaborazione interessante con Armonia Festival in equilibrio. Ma non è difficile così interpretare qualcosa quando c'è l'autore, tra l'altro magari in platea, non crea un po' di stress? Un po' sì, però è anche una grande fortuna, proprio perché soprattutto trattandosi di versi, il significato magari non è immediato, e la fortuna di avere l'autore vivente lì, insomma, in altri contesti non abbiamo questa possibilità, quindi ci affidiamo un po' alle traduzioni, alle tradizioni, no, del verso, ma in questo caso possiamo chiedere conto del significato. Mi verrebbe di chiedere, sempre d'accordo con la regia oppure no? Di solito si dice gli autori si rivoltano nella tomba quando qualcosa non va, invece tu durante le prove... Innanzitutto c'è una differenza fra quello che è il testo e quello che è lo spettacolo. Il testo è lì e rimane lì anche dopo lo spettacolo. Lo spettacolo è un evento che ha un altro linguaggio, ha una serie di linguaggi, il cui il poeta dello spettacolo, lo scrittore dello spettacolo nel linguaggio scenico è il regista. Il regista per antonomasia vive in una lotta con il testo che mette in scena. Questa lotta non è qualcosa che va contro l'autore, ma è costitutiva del fatto stesso della regia, quindi è, secondo me, sano che ci sia una lotta fra la testualità e la regia, perché la regia non è l'allestimento, la messa in verticale della pagina scritta, ma è un linguaggio autonomo. È già avviato quella ragazza, quella cameriera. Io sono ancora vivo. Non c'è nulla che non possa accadere finché si è ancora vivi. E adesso Weekend al cinema. FBI, non si muova, mani in alto! Lei è in arresto per l'omicidio di Hugh Krasny.
Jim Grant è un avvocato e un padre singolo. Il suo mondo viene sconvolto quando un giornalista rivela che Grant è un estremista pacifista e Vasso è ricercato per omicidio. Ha costato la vita a una guardia giurata. Sei in ritardo. Se non ci sono, non può licenziarmi. Chi è il tuo miglior reporter? Trama coraggiosa e cast stellare che si rifà al thriller politico americano anni 70, ma il film non decolla, sceneggiatura debole, regia scontata. Non so se vuole parlarmi. Portami il pezzo e non ti licenzio. Cos'hai? Hai la fatta? E con questo è tutto, vi ricordo per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com e arrivederci alla prossima puntata.